locus della physis, cioè stiamo cercando di capire proprio la natura di queste cose. Ovviamente procediamo velocissimi, se no, ecco. Quindi, se questa premessa è vera, io vi propongo di chiamarla con una definizione che forse è azzeccata, la vedo usata molto anche dagli scienziati, dai neuroscienziati, di chi si occupa di queste cose anche con impostazione darwiniana, la feuerbachizzazione del sentimento religioso. Nel 1843 Feuerbach scrive I principi di filosofia dell'avvenire. Stava pensando di noi, quindi che saremo noi. Sono gli anni in cui si definisce il laboratorio di Darwin, e Feuerbach dice, secondo me, aperte virgolette, il compito dell'età moderna è naturalizzare la teologia. Addirittura, per dirvela proprio in termini precisi, lui dice esattamente così: trasformazione e dissoluzione. Era come se avesse, come non scappate. Trasformazione e dissoluzione della teologia nell'antropologia. Questo è il compito dell'età moderna. Io sento che le cose stanno così, nel 43. Io proverò a dimostrarvi, dirà dopo nella scienza del cristianesimo, che Dio è lo specchio dell'uomo. Quando parli di Dio, ti stai specchiando tu, dici, aperte virgolette, molto poco di Dio, ma molto di te stesso. I giochi erano già, come dire, il pensiero moderno, il naturalismo moderno, le cose le aveva messe già in chiaro. Ovviamente stiamo parlando a livello di filosofia, non c'era niente, mancava Darwin. Da lì a poco Darwin riuscì a dare la strada attraverso cui questo progetto poteva essere messo in pratica. Allora, qual è la situazione sul campo? La situazione sul campo è che anche la psicologia evoluzionistica, devo procedere ovviamente in maniera molto veloce, se no non arrivo poi alla critica, chi si occupa di questa fisiologia sostanzialmente oscilla tra queste ipotesi: ma allora la capacità religiosa è qualcosa che ha anche un valore adattivo, no, è un prodotto solo collaterale, un exaptation, o byproduct, no? Cioè, quindi c'è molto da discutere, si discute molto. Io non ho nessuna autorità, insomma, nessuna competenza specifica, ma da quando leggo queste cose trovo che si dibatte molto. C'è la celebre teoria dei meni parassitari, no? Cioè, quindi di Dennett, no? Che quindi accentua questa posizione di emancipazione dalla religione. Insomma, la religione non serve a nulla, anzi può essere addirittura maladattiva, no? Io non è che voglio per forza avere una posizione di tipo irenistico e mettere tutti d'accordo, però insomma veramente mi sembra che la morale filosofica da trarre comunque è che questo cantiere è aperto. Personalmente, insomma, cuore batte molto per le posizioni della coevoluzione, mi sembra, e credo che sinceramente, se analizziamo alcuni aspetti